Appena qualche decennio fa era un carcere ed un luogo di reclusione, tra qualche anno invece ospiterà un museo ed un luogo della massima libertà espressiva come quella che sapevano portare sui palcoscenici e nei musei personaggi di caratura internazionale come Dario Fo e Franca Rame. Il museo Fo Rame si realizzerà a Pesaro, si realizzerà a Rocca Costanza e questo quanto accordato nei giorni scorsi dopo un patto stretto con il Ministero della Cultura che finanzierà il progetto grazie a 2.350.000 euro che si aggiungono ai precedenti 5.400.000 euro già stanziati nell'accordo tra Comune, Ministero, Agenzia del Demanio e Soprintendenza ai Beni Culturali. Progetto del museo che è stato presentato oggi in Comune di Pesaro alla presenza della Fondazione Fo Rame e dei figli di Dario e Franca che hanno scelto Pesaro come luogo adatto a creare qui un museo che non sarà soltanto un museo ma anche un luogo per spettacoli dal vivo, trasferendo così l'archivio Fo Rame che attualmente si trova nella città di Verona. Era già storico l'accordo molto complicato tra Demanio, Comune e Archivio di Stato per la ristrutturazione completa di Rocca Costanza e lo spostamento dell'Archivio di Stato, circa 5 milioni. In questo accordo una parte importante della Rocca viene destinata a spazi comunali per attività culturali e quindi abbiamo da subito cercato di capire cosa poter portarci per dargli maggiore rilievo e il valore massimo possibile. Nel frattempo abbiamo incontrato nel nostro percorso la Fondazione Dario Fo e Franca Rame, che si sono innamorati di quel luogo e hanno scelto Pesaro come luogo per una grande testimonianza di Dario Fo e Franca Rame, il grande archivio di Stato, il grande archivio che hanno e la creazione di un museo vero e proprio. E grazie a quest'idea abbiamo sviluppato un progetto e l'abbiamo presentato al Ministero della Cultura e il Ministro Franceschini ieri ha ufficializzato il finanziamento di altri 2.350.000. Quindi non solo Rocca Costanza verrà completamente riqualificata, ma nascerà a Pesaro un altro museo di attrattività mondiale, perché stiamo parlando di un premio Nobel come Dario Fo, stiamo parlando di una coppia che ha dato moltissimo dal punto di vista culturale, teatrale, è stato un punto di riferimento vero per tante generazioni e al tempo stesso di una coppia che si è caratterizzata anche per tante battaglie civili, politiche nel nostro paese. Quindi siamo davvero orgogliosi di questa scelta e siamo davvero grati alla Fondazione Dario Fo Franca Rame per aver scelto Pesaro. Siamo felici e emozionati per questa notizia che è arrivata ieri, che noi ovviamente è un progetto a cui lavoriamo da mesi, però tenevamo lì perché poi finché non c'è la firma su carta non si può mai sapere cosa succede, quindi finalmente ieri quando è arrivata la notizia approvato, tutto è stato firmato e insomma abbiamo iniziato a saltellare tutti come bambini, felicità, messaggi, poi questa cosa dei social amplifica tutto ed è proprio pazzesco come cioè, vedere poi quanta gente che voleva bene a Dario e Franca stava aspettando il momento di sapere che poi tutto il patrimonio lasciato da loro insomma, fosse destinato da qualche parte un luogo fisico che si può visitare e che però può portare non solo il fatto che vai in archivio e visiti oppure in un museo, ma può portare proprio una sinergia di situazioni tra teatro dal vivo come Rocca Costanza che ha gli spazi, visitare le opere d'arte e visitare la parte documentale che sta appunto in archivio di Stato. È assodato il legame di Dario Fo e Franca Rame con questa terra, dalle direzioni del Rossini Opera Festival a quelle del Carnevale di Fano, alla presenza al Teatro Universitario di Urbino. Ora il nome di Dario Fo e Franca Rame diventano un museo di questa città, un museo dai tempi di realizzazione non brevissimi, forse nel 2024 si potrà vedere la prima parte relativa agli spettacoli dal vivo, ma il progetto c'è l'accordo e ci sono gli stanziamenti per partire. Il contenuto del Museo Dario Fo Franca Rame e del centro culturale che poi si porterà dietro ci dà l'opportunità non solo appunto di avere, diciamo, di ospitare uno dei temi più importanti a livello del teatro italiano degli ultimi due secoli, ma soprattutto anche di avere fondi non comunali in questo caso per ristrutturare un bene ad uso comunale. Quindi capiamo anche l'importanza di questa operazione a partire dal fatto che questi renderanno fruibile innanzitutto in maniera molto più qualificata anche la cosiddetta piazza d'armi, che è il cortile di Rocca Costanza che tutti siamo stati abituati fino
alla recente chiusura, ma questa operazione consentirà anche la riapertura, di calcare per esigenze già artistiche, teatrali e di spettacolo dal vivo. I tempi dei lavori saranno mediamente lunghi, come capita in strutture di questo pregio, ma quello che riusciremo ad anticipare sarà il tema dello spettacolo al vivo. Punteremo a recuperare per primi i locali al piano terra, che saranno poi anche quelli sede della fondazione, e per poi arrivare prima possibile, e speriamo veramente, perché sarà un'altra delle restituzioni che la città amerà di più, anzi dove forse probabilmente nessuno è mai salito, ovvero le torri di Rocca Costanza, da cui poter ammirare il panorama innanzitutto, ma anche spettacoli ad hoc che potranno essere realizzati anche in quegli spazi.